La Greiner presente all'H2O, questa volta a Bologna, con delle novità e dei prodotti particolarmente interessanti nel settore del metering. Ce li vuole illustrare? Sì, grazie. Noi siamo ospiti fedeli di H2O, quindi credo che partecipiamo a questa manifestazione dall'inizio. Quindi per noi è anche per noi una novità Bologna, speriamo che vada bene, se non meglio rispetto a Ferrara, e speriamo che insomma sia così. Il primo giorno è stato abbastanza frequentato, abbiamo avuto visite di clienti importanti, quindi speriamo che i prossimi due siano sicuramente non da meno. Per venire ai prodotti, noi una delle nostre caratteristiche è quella di progettare e mettere a punto dei prodotti nuovi, e ogni anno riusciamo a presentare e presentare al mercato 4-5 prodotti. Quest'anno abbiamo dei prodotti che presentiamo come novità, sia per quanto riguarda gli allacci acqua, sia per quanto riguarda gli allacci gas. Per quanto riguarda il gas, presentiamo dei adattatori, dei pezzi meccanici che servono per poter montare sugli impianti italiani contatori inglesi o coreani, che sono contatori gas domestici, quindi parliamo di contatori G4, G6, quindi che vanno nelle famiglie dell'utente utente più piccolo, e sono contatori che hanno attacchi e filetti diversi rispetto al contatore italiano. Evidentemente le grosse utilities, almeno due, hanno acquistato questi prodotti perché sono più performanti rispetto ad altri, anche produttori italiani purtroppo. E noi abbiamo chiesto noi di sviluppare questi adattatori che permettono di montare sull'impianto già esistente, quindi senza modificare l'impianto, questi contatori. E noi li presentiamo proprio quest'anno in fiera, è una gamma di questi adattatori, perché sono diverse misure, quindi c'è un contatore inglese, uno coreano, uno più ingombrante, misure grosse, misure piccole, quindi è una gamma di prodotti. Un'altra gamma di prodotti che invece presentiamo per l'acqua è abbiamo ampliato un dispositivo che abbiamo brevettato, che garantisce al cliente anche moroso, quindi che non è in grado di pagare purtroppo l'acqua, quindi, e purtroppo non è un dato positivo, perché verifichiamo in questo periodo, parlo degli ultimi 2-3 anni, un'attenzione verso tutti questi sistemi che tutelano i gestori, quindi che bloccano praticamente le utenze a chi non paga, quindi vuol dire che c'è un alto numero di clienti morosi. E abbiamo messo a punto un dispositivo che garantisce all'utenza, anche morosa, un minimo di sussistenza, perché c'è una disposizione a livello mondiale che dice che non si può completamente togliere l'acqua, perché l'acqua è un bene primario, quindi fissa in 50 litri giorno il minimo di sussistenza, quindi che è oltre al limite vitale un valore che si ritiene idoneo per poter sopravvivere e quindi fare almeno le cose più importanti. E noi abbiamo presentato 2 anni fa a Ferrara il primo prodotto di questo genere, quindi abbiamo fatto delle valvole a sfera che si possono completamente aprire, completamente chiudere, quindi una valvola a sfera di uso normale, che però permette al gestore, quando lo decide, di mettere in una posizione particolare, azionabile e disazionabile solamente dal gestore, che garantisce questo minimo di 50 litri al giorno. Quest'anno come novità abbiamo presentato la stessa valvola con la serratura, quindi prima avevo un altro dispositivo, qualche gestore ci ha chiesto appunto di renderlo ancora più sicuro, quindi abbiamo abbinato la serratura che facevamo prima, quindi la serratura proprio una chiave montata sulla valvola a sfera, con questo dispositivo di sussistenza. Per finire il discorso del gas, abbiamo presentato un altro attrezzo che serve per, anche qui purtroppo, mettere in morosità l'utente che non paga, che non è in grado di pagare, o in questo caso anche per fare interventi di manutenzione, di modifica, di miglioramento dell'impianto. Quindi abbiamo messo a punto
un collare di ottone che si monta sulla tubazione dell'utente, quindi dal pollice al 2-3 pollici, e con un'apparecchiatura specifica che fora il tubo e fa tutte queste operazioni in presenza di gas, quindi in sicurezza, senza togliere il gas, permette di inserire un tampone gommato che ostruisce completamente la tubazione, quindi chiudo il gas, quindi in 10 minuti posso montare il collare, forare per inserire questo tampone, chiudere il collare, sigillare, e in quel punto viene a essere intercettato il flusso del gas. Quando l'utente poi paga, perché alla fine succede questo nella maggior parte dei casi, o è finita l'opera di manutenzione, di miglioramento di quel pezzo di impianto, in altri 10 minuti si ripristina come era prima, quindi si va sempre con la stessa attrezzatura, quindi senza togliere il gas a tutti gli altri utenti coinvolti, si va a, diciamo, a togliere il tampone, quindi ripristinare il passaggio completo del gas. Questi sono alcuni fra i prodotti che noi presentiamo quest'anno. Mi sembra che per quanto riguarda l'acqua, sì, questi collari, questi adattatori, diciamo così, sì, possano essere un costo comunque per le utility, un costo aggiuntivo. Dunque voglio pensare che abbiano risparmiato comprando dei contatori coreani che non sono adeguati ai nostri filetti e che poi abbiano dovuto aggiungere un costo in più per realizzare l'adattatore. Ma ci avevano pensato prima? Sicuramente sì, perché hanno la scelta era fra questi contatori inglesi o coreani e il contatore di altri produttori anche italiani, e evidentemente hanno preferito questi contatori perché hanno una prestazione migliore, soprattutto per quanto riguarda l'ultima disposizione dell'Authority, che impone dei contatori intelligenti, che li chiamano smart meter, che si possono leggere e comandare a distanza, quindi possono avere la lettura via onde radio normalmente e possono comandare la chiusura di questi contatori sempre a distanza. Evidentemente o i produttori italiani non erano ancora pronti, o i produttori stranieri, quindi inglesi e coreani, avevano un prezzo e condizioni migliori. Scelto questo contatore, hanno deciso che era più conveniente montare questi adattatori rispetto a modificare l'impianto esistente, perché sarebbe stato molto più costoso. Sicuramente i gestori questi conti li fanno, altrimenti saremmo messi male. Bene, allora la ringrazio e auguri e complimenti per il vostro stand all'H2O. Grazie mille.